ragioni di riflessione, perché quando accade una cosa del genere, che io ho definito una specie di trasformazione genetica del ceto medio italiano, che si è spostato sul Movimento 5 Stelle, sulla Lega Nord in un modo molto molto pesante, è evidente che le ragioni forse sono molteplici, sono profonde. La prima è ovviamente quella dell'effetto di una lunghissima crisi economica, sulla quale poi uno dovrebbe riflettere, no? Nel senso che noi siamo partiti con il governo in recessione e usciamo che la recessione non c'è più, la crisi è finita e siamo in una fase di ripresa. Questo non è stato sufficiente perché c'è stato uno scollamento tra la politica in generale, direi, e almeno quella più tradizionale, e i luoghi in cui accadevano questi livelli di sofferenza. Quindi c'è stata molta distanza tra il governo e partiti e diciamo poi il territorio e la disarticolazione dei corpi intermedi, che è stato un altro grande tema, perché invece i corpi intermedi sono proprio quelli che permettono di fare una cerniera di collegamento tra i luoghi in cui poi si prendono le azioni, cioè ascolto, feedback, insomma, questa è una cosa che in due battute la definisci, il ruolo dei social, che ha completamente cambiato il rapporto tra il cittadino e la politica, ma anche tra i cittadini tra di loro. Grande rabbia, grande violenza, la paura, questa profonda paura rispetto ai grandi cambiamenti, da una parte la globalizzazione, dall'altra parte l'immigrazione. Quindi i fenomeni sono tantissimi, non solo italiani, abbiamo visto questo negli Stati Uniti, abbiamo visto in altre parti d'Europa. La cosa a fare adesso, innanzitutto, è fare l'opposizione, uno quando perde, perde, e poi cominciare a ragionare sul futuro, perché ovviamente secondo me non si può abbandonare quello che è lo spazio della ragionevolezza, lo spazio della razionalità in un paese. Dobbiamo pensare a come affrontare le sfide che abbiamo di fronte e farle al meglio. Questo è poi fa parte della politica. Adesso mi devo organizzare per venire, per prendere un ufficetto, per organizzare una struttura e poi ovviamente ho intenzione di essere molto presente, raccogliere le istanze del territorio, portarle in Parlamento e non solo, ma anche stare a Modena. Modena, questa è una città che ha veramente una grandissima ricchezza, forse anche più di quello che voi vi rendete conto. Io da esterna la vedo questo grande potenziale non solo produttivo, ma anche proprio nella realizzazione di modelli organizzativi sulla parte sociale, quindi mi piace poter anche ascoltare e prendere degli spunti e riflettere insieme alla città rispetto al futuro. Sul risultato elettorale ancora, quanto pensa abbia pesato figure come la sua e quelle di Casini a Bologna, che non erano proprio, diciamo, di provenienza dal cuore del partito di sinistra? Questo non lo so. Io posso dire che appunto la coalizione ha questo senso, cioè quello di allargarsi e oltre all'elemento di provenienza. Qui quello che io ho trovato è stato sicuramente un riconoscimento del lavoro fatto da parte dei cittadini come ministro. Io questo me ne sono resa conto. Abbiamo fatto una bella campagna elettorale sulle cose, sui temi, ascoltando, e questo ci deve essere, almeno per me, un elemento di insegnamento. Sul governo invece. Innanzitutto ci sarà un governo, perché questo l'Italia ne ha la necessità, ne ha bisogno per affrontare i temi più importanti, tra cui la legge di bilancio che dovremmo apprestarci a fare, quindi è evidente che noi, appunto dicevo, siamo usciti dalla crisi, non è che possiamo pensare che l'Italia sia senza un governo. A un certo punto si dovrà fare, in questo momento il pallino è in mano a chi ha vinto la campagna delle elezioni, cioè il Movimento 5 Stelle della Lega Nord, e vediamo cosa proporranno. Qualcuno dovrebbe leggersi il programma elettorale del Movimento 5 Stelle e vedere che è un programma incompatibile con il mantenimento del sistema di welfare italiano. Lei, al posto di un appuntamento di partito, ha scelto come prima visita quella del sindaco. Ma io ho fatto veramente una visita adesso a un po' di persone, poi adesso vado a visitare il sindaco, poi mi faccio un giro per la città, poi ho intenzione ovviamente di ritornare, quindi farò tutto, farò adesso anche un tema di organizzazione degli altri, ecco, queste sono giornate così, e quindi per me l'importante è essere anche in mezzo alle persone, farmi un giro per la città, io ragionare, andare a trovare anche chi mi ha sostenuto in questo periodo. Sarà una non è che non torno più, Oggi ho Gli elettori riportato, la rivedranno, certo, ho insomma. riportato le valigie a Modena e ho intenzione di continuare a farlo tutte le settimane, quindi insomma di essere presente. E devo dire che poi sono venuta anche per organizzare, insomma, questa mia presenza qui e per farla essere fruttuosa per la città.